Signori, torniamo in Italia perché noi, anche noi abbiamo qualcosa da festeggiare, il grandissimo Sinner. Che non è andato proprio dritto con Berrettini, se la sono giocata bene. Io credo che ci sia da festeggiare più un ritrovato Berrettini. C'è un Sinner che si conferma. Ha vinto Sinner in 4 set, 3 dei 4 set li ha vinti al tie break. Il terzo l'ha vinto Berrettini con un 6-2, insomma, che lascia poco spazio all'immaginazione. È stata una bella lotta. E anche Mister Simpatia Fognini, che si è fatto i capelli come Edo, non so se l'avete visto. Si è fatto i capelli gialli Fognini. È stato strepitoso, insomma. Se non avesse quel carattere, insomma. Invece fuori il doppio subito, invece la ragazzetta tutta grinta, la Paolini, no? Jasmine. E al terzo turno anche. Bravi. Ce l'abbiamo qui con noi, ragazzi. Pianicche. No, non voglio parlare della vittoria perché i miei sponsor me l'hanno vietato. Sì, mi vietano di parlare di tennis. Di cosa parliamo? Di bocce, briscole. Comunque questa mattina sono felice perché mia madre e mio padre hanno preso molto bene questa mia vittoria su Berrettini e mi hanno risposto bah. No, ma tutti l'abbiamo presa bene, insomma. Sì, mi hanno scritto proprio BHA. Comunque parlava di emancipazione. Tu a che età sei uscito di casa, Yannick? Ma in realtà sono ancora a casa perché è importante. Per vincere comunque c'è bisogno di energia. È per questo che prendo sempre le mie barrette, Paolo Dini, per essere sempre al meglio. Ma cos'è sto spot? Ma sei diventato un marchettaro anche tu, sei diventato. Scusa. La barretta Paolo Dini fatta distrutto. Distrutto proprio. Comunque ho scoperto una cosa di Berrettini che mi ha sconvolto. Cioè? Cos'è? È italiano? Come te, in teoria. E avete la stessa fidanzata, quella nuova. È stata un'amichevole, divertente, molto corretto. Ha cominciato a impegnarsi quando è andato sotto la doccia. Persona molto umile anche lui. Tutti e due, infatti, quando siamo andati al bar abbiamo fatto la fila come le altre persone. Ma va? E abbiamo bevuto un buon Cialde Militello. Dai. Per il tuo risveglio più bello. Stai imparando a fare il marchettone. Non si nasconde più. Sono felice comunque perché finalmente ho incontrato la mia fidanzata per la prima volta. Sì? Dopo una convivenza via SMS. Ma che bello. L'ho presentata a mia madre e mio padre, che al riguardo hanno detto di lei quindi grazie, voglio ringraziarli per questo, per la sua affetto. Di molte parole i genitori. Sì. Kalinskaya, che così per dirlo, ha deciso di non andare agli US Open in Francia, a giocare perché non potranno suonare l'inno nazionale russo. Ragione. Non c'era la canzone Kalinskaya, Kalinskaya. Kalinskaya. No.